Processioni ovunque in Campania nella solennità del Corpus Domini, una delle ricorrenze più sentite dalla gente, nella quale si celebra il mistero dell'Eucarestia, un rito ancora fortemente radicato, quello di portare lungo le strade l'ostia consacrata custodita in un ostensorio protetto da un baldacchino, un mistero di attrazione a Cristo e di trasformazione che ci insegna a diventare più accoglienti e disponibili verso quanti sono in cerca di comprensione, aiuto, incoraggiamento, emarginati e soli. Un messaggio, quello di Papa Francesco, rilanciato anche durante la celebrazione eucaristica presieduta da Ariano Irpino dal vescovo Sergio Melillo. Un bel cammino intenso per le strade della nostra città con i nostri sacerdoti, seminaristi, le religiose, il popolo santo di Dio, in un anno speciale come quello del Sinodo dei Giovani, soprattutto nella prospettiva imminente nella giornata dei giovani che vivremo dal 15 al 17 giugno a Montefalcone con i giovani di tutta la diocesi, anche nella prospettiva del nostro convegno pastorale di fine agosto che è dedicato a loro.